Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Tavern Manager Simulator, un gioco uscito il 13 di agosto, costa circa 13€, 12,99€, ed è un gioco completamente diverso da quello che avevamo visto tempo fa, che si chiamava Hail and Tail Tavern. È un gioco diverso perché questo è più focalizzato sullo sviluppo, sull'evoluzione di una taverna, mentre Hail and Tail Tavern è di un altro sviluppatore e esce il 5 di settembre, ma si focalizza anche sulla parte di avventura. Quindi per gli appassionati di giochi di questo tipo, secondo me l'acquisto è imprescindibile per entrambi i titoli. Però qua ne andiamo a vedere uno più focalizzato appunto su questo. Ora selezioniamo un secondo profilo perché il tutorial purtroppo non ve lo voglio far vedere proprio dall'inizio. E iniziamo, perché tra l'altro ho incontrato anche un buggettino che adesso cercherò di non ripetere. Questa è la nuova taverna, cerchiamo di farlo abbastanza in fretta, ve lo spiego, quindi andiamo dritti e sparati. Praticamente dobbiamo rimuovere le assi per entrare in taverna. E qui è proprio l'inizio. Poi pian piano vi spiego un po' tutto quello che succede. Vediamo adesso, tanto qua stiamo facendo tutto con estrema calma. Una volta che entriamo, il tutorial va avanti e ci spiega che dobbiamo aprire la porta principale da cui arriveranno poi ovviamente i clienti. La cosa un po' così da sapere è che per interagire con gli oggetti bisogna proprio avvicinarsi e puntarli. Ora dobbiamo pulire, quindi dobbiamo pulirla fino al 50%. Quindi la traduzione è un po' così perché uscire il mocio non è proprio una gran traduzione. Però insomma, dobbiamo pulire un pochino per terra, raccogliendo i cocci, poi pian piano approfondiremo questo discorso. Infatti se premo il tasto 2, col tab vedete ci sono tutti, possiamo andare a pulire per terra. Questo è il magazzino da cui scaricheremo le merci, cose che vedremo a brevissimo. Torno con la mano che raccolgo i cocci, ho quasi finito, credo, sì, non credo manchi moltissimo. Adesso c'è una macchia qui. Dobbiamo fare anche molta attenzione alle pulizie perché se i nostri visitatori noteranno una taverna eccessivamente sporca se ne andranno e calerà comunque la nostra reputazione. Abbiamo quasi finito, dai. Ok, queste cose non le possiamo togliere, ma nulla ci vieta al momento, all'inizio della partita, recuperando questi teli, di coprirli. Quindi non li vedrà, la popolazione non li vedrà, almeno all'inizio. Questa è una cosa molto molto carina, molto carina, ma non bella da vedere. Ok, ora è ora che noi entriamo in questa stanza e apriamo appunto la stanza dove il vecchio proprietario conduceva la sua attività. E vedete, c'è una mappa qua, non lo so se servirà, però qua vediamo nella prima schermata la panoramica del giorno, l'ora del giorno. Possiamo acquistare tutte le mille cose qui, i miglioramenti, vedete ce ne sono tanti, vari livelli, fino a un aiutante fatato. Quindi penso che la dovremmo gestire completamente da soli questa, poi se qualcuno ne sa di più me lo faccio sapere. Noi su consegna possiamo ordinare mobili, decorazioni e risorse. Ordiniamo uno di birra che, vedete, con questo slider, con questa barra di caricamento, ci viene segnalato quando la nostra consegna sta arrivando. Infatti ora dobbiamo attendere l'arrivo dell'ordine, lo attenderemo al magazzino dove vedremo, intanto là c'è un'altra porta ma credo che conduca direttamente fuori, sì. Ok, lo vedete che sta arrivando. Qui c'è il pozzo dove potremo, ruotando questa leva, caricare il secchio, ma lo vedremo a tempo debito. Ora anche fuori c'è dell'altro, c'è uno spaccalegna e penso si possa fare, perché qua dietro probabilmente c'è la cucina e quindi dovremo rifornire di legna e cucinare. Quindi, come vi ho detto, rispetto a Hail and Tail è più focalizzato sul cucinare, sulla preparazione dei cibi. Qua depositiamo in magazzino, ci viene pescato in automatico la birra. Ora dobbiamo far conoscere la taverna, quindi gli diamo un nome. Questa è molto bella come cosa perché ripariamo l'insegna e soprattutto andiamo a rinominare con un occhio solo, no? La chiamo come l'altra, Indie, e qua sotto cancelliamo taverna, faccio così, ok, e cambiamo il logo anche, magari mettiamo questo,
La Indie Taverna. Ora, ruotando questo, lui si girerà di lato e lo vedranno tutti. Perfetto. Possiamo chiuderla anche in qualsiasi momento. Quindi noi adesso la apriamo, vedete, abbiamo aperta e arriverà la gente. Abbiamo una nuova missione del tutorial, cioè tornare al bancone. Al bancone abbiamo una nuova missione, versa un boccale di birra. Quindi io clicco, vedete, creiamo un ordine. Creato, dobbiamo riempire la birra. Servi l'ordinazione. Ok, riceverai una mancia se le ordinazioni sono di alta qualità. Perfetto. Quindi vedete, adesso noi qua possiamo, tenendo premuto, andare a riempire. È un'ordinazione buona. In questo caso serviamo il nostro primo cliente, che credo e spero arriverà. Poi il bicchiere verrà sporcato e dovremo lavarlo, ma per lavarlo, come abbiamo già visto in Ale and Tale Tavern, dovremo fare lì. Ma in quel gioco che esce, ripeto, il 5 di settembre, avremo anche una focalizzazione sull'avventura, sull'esplorazione. Infatti ci sono dei video dove, come anche detto, si vede il protagonista girare con una balestra e colpire mostri. Quindi è un gioco un po' più ampio, quindi magari meno focalizzato come questo sull'evoluzione, sullo sviluppo della taverna, però staremo a vedere. Beh, ripeto, non vedo una grande concorrenza tra i due titoli per il semplice fatto che se a me piacciono giochi di questo tipo, me li prendo tutti e due. Fine. Cioè, non è che uno è meglio dell'altro per forza. Li provo tutti e due e per inerzia uno dei due sicuramente mi prenderà di più e mi invoglierà ad andare avanti. Dipende, questi giochi se la giocano molto sulla varietà. Quindi bisogna stare attenzione, fare attenzione. Possiamo parlargli, sono felice di vederti e guadagniamo più uno. Ora, serviamo la birra. E lei beve. Serviamo il primo cliente. Non devo assolutamente cliccare nient'altro per evitare di buggare il tutorial perché ho scoperto che c'è un piccolo bug qui che spero risolvano. Ti trovi bene in città? Sì, magari non vuoi neanche fare conversazione, quindi c'ho finito di niente. Qua c'è qualcosa. Ancora, ci sono boccali, c'è qualcosa di probabilmente quelli. Vedete lì gli ordini. Quando ha finito, finisce, lascia il boccale sporco e devi servire i clienti per guadagnare denaro. Ok. Non dimenticare di sparecchiare il tavolo dopo il cliente. Ok, quindi noi prendiamo i soldi e il boccale. A questo punto dobbiamo servirne un altro. Solo che a me sta venendo un dubbio. Sta venendo il dubbio che probabilmente devo ordinare della birra. Perché vedete che qua mi indica 0, quindi io non vorrei che debba. Fammi un po' vedere anche che ore sono. 15, dai, magari. Sì, tanto c'è ancora tutta la sera. Ah, non c'è da sedersi. No, mi spiace. Signori, perdonate. Lo so, vi ho visto, però non ho la birra. Quindi dovete aspettare 2 secondi che arrivi il carrello dove andiamo a servire la birra. Perché il bidone, il barile, ecco. Ok, è arrivato, paghiamo, soldi ne abbiamo, quindi. Ok, fammi prendere. E fammi mettere lì. Adesso dovrebbe essere salito, ok. Ora. Serviamo. Perfetto. 2. Perfetto. Basta, basta. A lei e a lei. Eh sì, la birra ne va ordinata ancora. Fatemene ordinare ancora. Ok. E intanto loro stanno. Faccio un po' di complimenti. Felice di vederti nella taverna. Grazie, grazie, grazie. Va bene. Il menu di oggi abbiamo solo questo, quindi la birra costa 10, quindi ci pagheranno bene tutti, credo. Adesso, sì, è una cosa che non specificava nel tutorial, ma probabilmente mi aveva detto di ordinarne 5, io ne ho ordinate solo uno. Sporco sul tavolo, praticamente dobbiamo pulire, perfetto. Sporcheranno, hanno sporcato. Fatemi prendere tutto e fatemi anche pulire, vedere dov'è.
Pulizia così, vassoio, no, mocio. Eh sì, bellino, ok. Salve, e ora di lavare i piatti, perfetto. Quindi bisogna andare fuori, prendere il secchio. Ah, scusate, che è arrivata l'altra birra. Sì, adesso vi faccio vedere anche questo. Allora, ok, presa. Ora bisogna ruotare. Questo è un po'. 1, 2, 3. Ok, vedete che si è riempito. Lo portiamo dentro e lo mettiamo qua. Ok, vedete che si è riempito. Ora abbiamo ancora 6 boccali, ma vabbè. Se finisci i piatti non potrai creare nuovi ordini. Perfetto. Tieni traccia della quantità di piatti. Ok. Non è multiplayer questo gioco rispetto a Telltale Tavern, che lo sarà. Allora, praticamente vediamo. Ok, abbiamo messo tutto qui. Possiamo lavarli? Sì. Perfetto. Sì, basta girarli un po' così che vanno bene. Due soli? Ne abbiamo solo due? Reputazione. Ok, dobbiamo sforzare di portare qualità. Perfetto. Non so se me li ha già rigenerati lì, sì, quindi abbiamo 3 ordini ancora, quindi via col primo. Bad. Good. Perfect. Perfect. Vabbè, andiamo a servire. Bisogna puntare nel punto giusto, eh. Questo qua io lo butterei via. Non lo possiamo buttare via. Boh, magari poi in futuro. Si è sporcato. Quindi puliamo. Perfetto. Ah, mamma mia, che brutto anche qui. Vedete che c'è l'indicatore del livello di pulizia, che deve essere sempre tenuto alto. Non c'è da sedersi, spiace. Posti occupati. Va bene, grazie mille. La botte è ancora tale, dai. Perfetto. Aumenta la tua reputazione, perfetto. Dobbiamo continuare a... non so come fare a buttarla via questa. Lasciamela lì. Allora, una. Dai, ne facciamo tre, dai. Prendo, vadano bene. Fetta. Fetta. Perfetta. Bene. A lei. Perdoni intanto che io vado avanti a lavare i piatti, perché... Miglioramento alla taverna. Avanzando. Con il livello di reputazione sbloccare nuovi potenziamenti. Gli aggiornamenti sbloccano l'accesso a nuovi contenuti. Nuovo spazio, nuovo posto di lavoro, decorazioni mobili. Ok. Posso lavarli? Ok. Ok. Servirebbe un folletto per... Un folletto nel senso di essere magico. Non altro. Allora, dai, prendi te. No, tu hai già bevuto. Tu. Ok, andiamo qua. E questo è il nuovo livello per la taverna. Dai. Miglioramento. Compariamo il livello. Ah, il cestino possiamo anche comprare. Ci costa 50. Io voglio comprare il cestino. Vabbè. Dai, compriamo questo. Perfetto. Livello 2 della taverna. Quindi abbiamo una nuova missione dove possiamo andare a... Esplorare taverna, qua non è ancora sistemato niente. Guardate che uno ha bisogno di una birra, quindi gliela porto subito. Allora, posso consegnare nuovi mobili per i clienti. Ok, vedete che posso andare a ordinare dopo la mobilia. Apro l'inventario con tab, seleziono il mobile, ok.
Si attivano dei gruppi, vogliono sedersi in un tavolo differente, sicuri di avere dei tavoli appropriati. Un gruppo da due chiederà un tavolo da due, giustamente 3-4, sarà richiesto un tavolo a 4 posti. I tavoli del bancone sono solo per i posti singoli, perfetto, quindi quanti siete? 16, un fiorino. Allora, ordina e ricevi nuovi mobili, quindi consegna, mobili, tavolo 1, via. Che tra l'altro io non ho neanche la birra da dare adesso perché l'ho finita. Anzi no, ho preso soldi, quindi abbiamo fatto un po' di soldi, dai. No, riusciamo a ordinarla, anche perché non ce n'è più. Quindi, via. Devo fare l'ordine insieme, vabbè. Ordinami bevande, birre. Sta arrivando. No, finché non arriva non. Ok, grazie. Che lei. Posso pulire? Ridi, ridi. Perfetto, vuole una birra? Purtroppo è finita. Abbiamo questa birra scadente. Se vuole, le do questa. Così non la butto neanche via. Lo so, perdiamo reputazione. Dai, mobili, arrivati. Ordiniamo la birra adesso perché è finita. Ne ordiniamo 5. Risorse, bevande. No, non posso ancora. Vabbè, andiamo all'inventario. Abbiamo. Come posiziono? Consegna arrivata. E ho preso la consegna. Ah no, aspetta. Ho pagato, devo prenderlo. Ok, mettilo al posto giusto. Metto qui. Ok, adesso possiamo finalmente ordinare sta maledetta birra. No, deve andare via. Vabbè, intanto dovremmo averla qua però. Col tasto I. Sì, mobili. Ok, e vedete che lo possiamo mettere. È molto bella sta cosa. Girare a sinistra. Io la metterei là nell'angolino in fondo, così. Bello isolato. Un gruppo da due. Così. Bene. Aspettate che prendo. Decorazioni. Possiamo decorarli. Il tuo inventario. Ok, questo lo sappiamo già. Ordine, ricevi decorazioni. Ok, allora. È tardi ormai, però va bene. Ordiniamo decorazioni. Un cactus. Aspettate un secondo, decorazioni 1 e poi consegna e risorse. No, dobbiamo per forza fare questo, quindi è finita. Finita la birra. Scusate, mi spiace. Aspettate che adesso vado a pulire. Ok, li butto giù e poi li vado a lavare uno alla volta. Mettili là. Ok, sì, possiamo dormire. Non era pulito. Bene. Quattro dobbiamo lavarne, no? Sono tornati tutti. Ah, è simbolico, fortunatamente è simbolico. Ok, prendo la cassa e metto qua. Ora, la decorazione, possiamo metterla. Dove vogliamo? Devo metterla qui. Ok, dobbiamo aumentare la reputazione ancora. Fatemi fare un altro ordine di risorse, bevande, birra. 10. Ok. Intanto ho un po' paura a chiudere perché c'è il carretto in arrivo, appena arriva chiudiamo tutto. Allora, così di primo impatto questo può essere un bel gioco, soprattutto perché poi si sbloccheranno le componenti della cucina, tutte le varie cose. Per gli amanti magari del fantasy più sfrenato, quindi anche attività collaterali che non ci vincolano solo in taverna, consiglio più Ailent Tale. Però è diverso, è fondamentalmente diverso perché qua forse è più chill, è più rilassante. Quindi chiudo e vado a dormire.
Ah, devo servire tutti. Mannaggia, ma quindi, vabbè. Perfetto. Perfetto, ormai sono diventato un gran barista. Basta, basta. Allora, quindi uno e poi chiudiamo però, eh. Ok. Arrivederci. Adesso puliamo qua e poi chiudiamo la taverna, sperando che non sia ormai già mattina. No, sono le due, dai. La mappa non sembra cliccabile, qua c'è il prestito. Ah, possiamo chiedere il prestito. Bello, con la reputazione possiamo chiederne di più. Fantastico. Ai goblin, giustamente, chi altro se no? Bella la mia decorazione. È buona, è un capolavoro quella birra lì. Ok, dai, arrivederci. Grazie. Se invece vi piace la meccanica, guardate quante impronte ci sono. Mi piace questa meccanica qui, ma volete qualcosa di ancora più gestionale? Mi sento di consigliarvi la saga di The Guild, dove non agite come sto agendo io in prima persona, ma è un gestionale visto dall'alto, però parecchio complesso, dove gestirete ogni singola attività economica medievale. E quello può essere un bel cambio, diciamo, di tipo di gioco, insomma. Però, se non lo conoscete, The Guild è uscito il 3. Forse non sono informato su quanto buono sia adesso, però c'è anche il 2, che è un gioco validissimo con le sue espansioni. Giusto per darvi una panoramica di quello che potrebbe piacervi, se vi piace questo genere e volete provare qualcosa di leggermente diverso. Ora, bisogna aumentare la reputazione, ma non ha senso che adesso continuiamo a fare sempre le stesse cose. Me la sciallerò io con calma. Per intanto vi dico che per 13 euro è un gran bel gioco, perché comunque di cose da sbloccare ce ne sono veramente tante. Adesso io volevo comprarmi il cestino, così almeno butto via le cose che non funzionano, che vengono male, anche se ormai ho imparato a spillare la birra, ma si sa mai. Io attendo ora il vostro parere su questo titolo. Io vi ringrazio e vi rimando a un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!